Bianca è stato e lungo il percorso per raggiungere le gratinate, poi una musica che si fa largo nel buio insieme a torce e coreografie di fuoco che rischiarano le tenebre e riportano in vita dei ed eroi dell'antichità. In 800 si sono ritrovati alle 5 al Teatro Antico di Taormina, in fila già da un'ora prima, per assistere al Passo coi Templi, lo spettacolo di Marco Savatteri e della Casa del Musical, proposto in un nuovo adattamento per la Fondazione Taormina Arte Sicilia. Il cartellone Taormina Arte. Un viaggio onirico e spettacolare costruito attraverso citazioni e rimandi, testi classici e scritture moderne, musiche originali ed effetti speciali. 9 scene per narrare altrettante figure o episodi del mito e portare sulla scena in modo del tutto originale versi tramandati da millenni e da sempre fonte di ispirazione e trama di futuro. La pandemia ha creato smarrimento e ha cancellato da un giorno all'altro tante nostre certezze, dice l'autore e il regista Savatteri. Ha ricordato all'uomo che è parte della natura e non è il suo padrone, un punto dell'universo piuttosto che il suo centro. Il mito attraverso gli dèi ci interroga, ci ammonisce e vuole mostrare una via d'uscita, come già accaduto in passato di fronte ad altri eventi tragici della storia dell'uomo. È un evento fortemente voluto dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, commenta il commissario della Fondazione Bernardo Campo, diverso rispetto alle altre albe che finora il Teatro Antico aveva ospitato e che erano state soprattutto letture di testi classici. Al Passo coi Templi è riuscito a incuriosire e coinvolgere pienamente il pubblico, come dimostrano gli applausi e il successo al botteghino. Spettacoli come questo all'interno dei siti archeologici servono a valorizzarne l'identità dei luoghi e a coniugare cultura e promozione turistica. Al tempo del Covid gli spettatori nella cavea siedono a 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro, mentre gli interpreti evitano il più possibile il contatto fisico. Sul palco un cast di 50 interpreti, tra cantanti, ballerini e attori, tra cui il catanese Silvio Laviano nei panni sia di Zeus che di Ulisse, due artisti internazionali, l'illusionista e ballerino Alexis Arts, interprete di Hermes, e il soprano lirico Rossana Potenza, che ha dato corpo e voce ad Era, la regina degli dèi.